Non è andato bene sicuramente l'atteggiamento della squadra, a me non è piaciuto come ha approcciato la gara, come si è proposto e soprattutto non ha mantenuto un ordine in campo, la squadra slegata, che ognuno giocava per se stesso, questo mi ha fatto molto arrabbiare. Nel secondo tempo, pur in maniera anche non ordinatissima, ha cercato comunque di giocare, di non mollare, di avere un atteggiamento propositivo, di lottare su ogni pallone, e questa è stata la cosa che mi è piaciuta, ecco. E da lì poi chiaramente Donzale poteva, nel primo tempo poteva raddoppiare il gol, noi siamo stati bravi a non perdere la testa, comunque a continuare a giocare, ecco, questa è la cosa che più mi ha soddisfatto, poco, però mi ha soddisfatto l'atteggiamento del secondo tempo, il primo tempo per niente. Ho iniziato con il 4-3-3, dopo nel secondo tempo invece quando è entrato Finocchio mi sono messo a fare 4-4-2 con la Padula e Coda come punte, con gli esterni Bazzoffia e Finocchio, Francesco, e a centrocampo con Betri subentrato al secondo tempo e con Misuraca. Ecco. Ho cambiato atteggiamento per dare un po' più di incisività davanti, per cercare di recuperare svantaggio che avevamo, e in alcuni momenti abbiamo creato un po' di apprensione a loro, anche se ripeto non abbiamo fatto una buona gara sotto l'aspetto dell'atteggiamento iniziale che ha condizionato un po' tutta la gara. Ma a me non interessa quelle che sono state, non contano più niente nel calcio, non conta quello che hai fatto, conta sempre quello che farai, quindi loro sono in un buon momento, stanno facendo bene, si sono ripresi dopo una serie di partite perse consecutive. Sappiamo che non possiamo permetterci di rilassarci o di sottovalutare la gara, perché comunque è uno scontro diretto. Sicuramente perdiamo due giocatori importanti per la nostra squadra, però ci sono altri giocatori che si stanno impegnando e chiedo a loro di continuare a impegnarsi, come tutti quanti, perché se vedo che qualcuno molla, per me può andarla a vedere in tribuna la partita.